Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video da Mobile Phone Rant. Come sapete, gli smartphone ormai sono quasi tutti uguali. Infatti, tra un aumento di gamma e un top di gamma, le differenze sono sempre più risicate. Ci sono, ma per alcuni utenti possono anche non essere fondamentali. Poi c'è stata One for All che mi ha proposto di recensire un telecomando che si chiama Smart Control 5, un telecomando universale con molte funzioni. Vediamolo insieme dopo la intro. Eccoci qua dopo le strane premesse che vi ho fatto prima, che è tanto per fare una intro un po' particolare, ma alla fine continuerò a recensire anche smartphone. Comunque qua nella confezione abbiamo queste istruzioni, vedete, questo qui è il manualetto multilingue, poi non so perché per l'inglese e per il francese hanno messo anche dei manualetti separati, anche per il tedesco, e forse sarà perché sono le lingue più parlate. Poi di resto abbiamo soltanto il telecomando che ve ne parlo adesso, vedete. Abbiamo davvero molti tasti, funziona con delle pile AA, quindi le mini stilo. E adesso invece parliamo dei tasti, vedete, questo qui è il tasto accensione. Con questo device si può scegliere quale apparecchio controllare, dopo parleremo di tutti questi tipi di prodotti, poi ovviamente quello per accedere alle entrate video, poi Magic per configurare il tutto, i tasti numerici, info e tasto preferiti. Questo qui invece è un controllo sia per muoversi tra i menu, ma ha anche funzioni multimediali, infatti con questo si potrà controllare anche l'audio di alcuni stereo, apparecchi audio, eccetera, eccetera. Queste sono delle scorciatoie per alcune funzioni, cioè attivi per abbinare più funzioni di telecomandi, volume più e volume meno, menu, guida, poi smart che controlla anche le smart TV. Abbiamo poi i tasti per cambiare canale. Un programma più, programma meno, poi PP sarebbe il programma precedente, Net TV che è un tasto per Netflix, eccetera, eccetera, tasto muto, poi questi qui sono quelli che dipendeva dall'apparecchio che stiamo controllando per attivare varie scorciatoie, poi qua abbiamo vari tasti che alcuni magari sono per magari se qualcuno ha ancora qualche videoregistratore, ma comunque con i lettori DVD e Blu-ray. Va più che bene. Questa qui è la marca, come vi dicevo, One for All, il prodotto Smart Control 5. Questa è la funzione, come vedete c'è anche l'applicazione per Android e per iOS di cui parleremo brevemente tra poco. Per quanto riguarda la configurazione è davvero molto semplice, basta tenere premuto il tasto Magic finché non lampeggia due volte, poi bisogna selezionare il tasto Device finché non si seleziona l'apparecchio con cui vogliamo abbinare il telecomando. Poi bisogna premere il numero corrispondente alla marca dell'apparecchio che vogliamo controllare. Questo qui è solo per le marche più importanti. Comunque, per esempio, abbiamo, per farvi un esempio, abbiamo 3 LG e 5 Philips, però ce ne sono anche altre più comuni. Poi comunque invece per le marche che non sono incluse in questa breve lista abbiamo comunque i codici più lunghi che quelli che si abbinano a tutti gli apparecchi, un po' come erano i vecchi telecomandi universali che si trovano anche dai cinesi per intenderci. Quindi questo tasto numerico va tenuto premuto finché il telecomando non manda un codice all'apparecchio, per esempio al televisore, quello con cui l'ho provato io, e in questo modo si spegne e in questo modo l'apparecchio è configurato. Abbiamo davvero tanti device compatibili con questo telecomando. Adesso vi spiego quelle diciture che abbiamo sul telecomando di cui vi anticipavo prima. Come TV non abbiamo solo le TV ma anche i proiettori. Come STB intendono set of the box, quindi ricevitori satellitari e tutti gli apparecchi compatibili. Poi abbiamo blu che sarebbe Blu-ray e DVD. Poi media che intende console da gioco con infrarossi però. Se la vostra console non ha gli infrarossi non andrà bene. E anche i supporti multimediali.
Invece con la dicitura audio, audio stemi audio, come per esempio possono essere anche le soundbar, tutti questi apparecchi qua che hanno un telecomando. Come vi anticipavo, sono davvero tanti dispositivi compatibili, però devono essere di tipo diverso. Per esempio, non possiamo comandare due TV col stesso telecomando, ma posso controllare, per esempio, una TV e un DVD. E poi comunque anche una console. L'importante è che siano di tipi diversi, perché ho visto che quando si prova ad abbinarne un altro, non lo fa abbinare perché ne vuole uno per tipo. Vi dicevo che i codici a una cifra sono soltanto per gli apparecchi più comuni. Se invece avete qualche modello particolare, dovete ricorrere al manualetto di istruzioni, invece ha la lista completa di tutti i codici. Così basta, la procedura è leggermente diversa, ma si riesce lo stesso ad abbinare. Oltre a poter controllare interamente un apparecchio, possiamo anche far sì che il telecomando sia abbinato a un apparecchio e che svolga le funzioni di un altro telecomando. Per esempio, se con i tasti numerici possiamo ovviamente cambiare il canale della TV, possiamo fare invece che con i tasti centrali possiamo regolare solo l'audio di uno stereo o di un apparecchio audio. In questo caso è molto semplice, basta avvicinare il telecomando universale a quello originale e via infrarossi si abbinano con una procedura davvero molto semplice. In questo modo possiamo comandare più dispositivi insieme senza dover passare da un apparecchio all'altro, come magari si faceva con i telecomandi universali meno recenti. Abbiamo anche la funzione di macro, che è esattamente quello che si intende in informatica, ovvero in questo caso abbiamo un tasto che premuto svolge più funzioni. Per esempio, è molto comodo se con un solo tasto possiamo mettere, per esempio, se con un tasto possiamo direttamente selezionare l'HDMI giusto e avviare direttamente il Blu-ray. E avviare direttamente il Blu-ray in questo caso è una cosa molto semplice e immediata che con questo telecomando è facilissimo da svolgere. È anche presente la comodissima funzione blocco, che consente praticamente di far sì che di un certo apparecchio col telecomando controlliamo solo il volume. In questo modo possiamo cambiare canale sul televisore, invece sullo stereo, per esempio, o sull'impianto Hi-Fi possiamo soltanto controllare l'audio. In questo caso è molto semplice. In questo modo è tutto davvero molto più semplice. Il Control 5 non è soltanto un telecomando universale tradizionale, ma è anche smart, perché permette anche di controllare le smart TV. Infatti c'è un tasto che si chiama Net TV, che è pensato soprattutto per Netflix. Infatti ci sono dei televisori che hanno il telecomando con il tasto per attivare direttamente il popolare servizio di streaming di serie TV e film. E in questo caso abbiamo proprio il telecomando con questa funzione, quindi è molto semplice da attivare. Invece se avete un televisore senza questo tasto, potete abbinare un altro servizio di streaming, che sia Amazon Prime Video o che sia YouTube. E come con tutti gli apparecchi smart che si rispettino, c'è anche un'applicazione per personalizzare le funzioni dello smart control. In questo caso, vediamo, sembra essere già attivato. Infatti adesso vedete connesso con off a smart control, vedete, è molto semplice. Un unico requisito è che il telefono abbia sia gli infrarossi che il Bluetooth a basso consumo. Se hanno questi due requisiti funziona benissimo. Invece con il mio S8 non va, perché non ha gli infrarossi. Comunque, una volta abbinato, abbiamo poi la possibilità di inviare le informazioni, le impostazioni, vedete, in modo molto semplice, e possiamo in questo menu aggiungere un apparecchio. Per esempio, se provo ad aggiungere un'altra TV, ci dice che l'abbiamo già abilitata. Infatti questa qui è la marca, vedete, questo qui è il modello, e possiamo anche eliminarlo volendo per attivarne un altro. Possiamo aggiungere per esempio un apparecchio Blu-ray, vedete qua ci fa scegliere. Per esempio, proviamo, anche se adesso non ho il mio Blu-ray vicino. Ecco, per esempio mettiamo Italy. Poi per esempio mettiamo Sony, e vedete adesso ci dà la possibilità di abbinare
puntando l'infrarosso del telefono anche al Blu-ray. Ovviamente dovrebbe servire anche il telecomando perché è quello che effettivamente si abbina. L'applicazione serve soltanto per controllare il tutto. Poi l'applicazione non fa molto di più, queste sono le sue funzioni principali. In conclusione, il One for All Smart Control 5 su Amazon l'ho trovato a 38,54 euro, ma sapete che i prezzi variano molto, quindi io vi lascerò alcuni link con prezzi interessanti in descrizione nel caso siete interessati all'acquisto. Comunque è un prodotto che mi è piaciuto molto, il prezzo è buono, ha davvero molte funzioni, magari in alcuni casi può essere anche sprecato, perché se volete soltanto controllare un televisore basta un prodotto più economico, è davvero molto comodo per avere ordini in salotto, per esempio un unico telecomando che controlla tutto. Comunque è anche facile da utilizzare, facile da configurare. Io in poco tempo ho capito come funziona e comunque ha davvero tante funzioni. E magari con calma, una volta che l'avete comprato, capite un po' cosa può fare. Ringrazio molto l'ufficio stampa di One for All per avermi inviato questo prodotto, mi è piaciuto in Mi è piaciuto recensire, ringrazio anche a voi della visione, mettete mi piace e commentate per farmi sapere se vi è un minimo interessato a questo video, comunque iscrivetevi al canale perché torneranno comunque i video di su smartphone, infatti a breve me ne arriva uno molto interessante, almeno per il mio parere. Comunque noi ci vediamo alla prossima, sempre qua su Mobile Phone. Ciao!